Oggi cosa prepariamo, Paquito? I grissini. Wow, grissini light di Paquito, finalmente! Con il lievito madre, un poco di lievito madre. Abbiamo fatto il video del lievito madre, andatelo a guardare. Bravo. Poi ci mettiamo la farina integrale, per esempio 3 etti di farina integrale, 200 g di acqua e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Ok. E invece del lievito madre possono usare anche il lievito di birra. Mezzo cubetto di lievito di birra. Oppure il lievito in bustina. Oppure mezza bustina di lievito in bustina. Qualsiasi lievito va bene. Noi il lievito per dolci. Non il lievito istantaneo per dolci, no. Quello per salata, in bustina per salata. Ok, perfetto. Lo impastate. Ed ecco, ecco. E lo fate crescere, ecco. E ottenete questa pallina. Questo panetto. Ok. Poi lo mettete a crescere. Per quanto tempo? Ma un'ora. Un'ora. Poi formate i grissini e li fate crescere un'altra ora. Ok. Ma dove deve crescere questa pasta? Su un posto non freddo, diciamo. Ah, un posto a temperatura ambiente. In cucina, okay. Con un piccolo pannetto. Magari nel forno spento potete metterlo, con un pannetto sopra. Ah, bello. Quello ti tengo. Ok. In un forno, nel forno spento. Al riparo per un'ora. Ci vediamo fra un'ora. Ciao. Passata un'ora. È trascorsa un'ora. E ora stendiamo. Vi faccio vedere come si fanno in modo originale. Alla Paquito. Allora, facciamo con i semi. Questi sono semi di girasole. Questo è sesamo nero. Sesamo nero, Farina integrale per amalgamare. Sempre. Stessa farina che abbiamo usato. Abbiamo detto prima, abbiamo usato farina integrale. C'è bisogno anche di materiale. Adesso facciamo tutte strisce, guarda. Più sottili, più lunghi, li potete fare a salsicciotti, come volete. Ognuno fa la dimensione che vuole. Questi sono cristini lunghissimi e belli doppi, sostanziosi. A me piacciono questi qua perché mo crescono e vengono belli corposi. Delle marenne. Sono dei cristini casarecci, non è che devono essere perfetti, o no? Chi li fa perfetti se li fa perfetti? Perché non li usiamo come pane? Ecco che li faccio in questo modo. Alternativa più leggera al pane. Ecco. Dove li mettiamo a crescere? Nel forno. Nel forno dove poi li cuoceremo. Nel forno spento per un'altra ora. Bravo. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Se non avete tempo e li volete far crescere meno tempo, li mettete nel forno ad una temperatura bassissima. Ah. 30-40 gradi. Con un tovagliolo sopra. E lasciate là per mezz'ora. Crescono un bel trucco. Record. Bravo. Mi piace. È passato un'ora. Vediamo. Vediamo. Guarda qua. Ma come sono cresciuti. Allora, li inforniamo 20 minuti a 200 gradi. Perfetto. Ecco. E vengono belli croccanti. Ma non ci poteva pure un po' di sale grosso sopra, sale? No? No, l'ho messo nella... Nell'impasto, ok. Però voi se vi piacciono più saporiti potete mettere anche un po' di sale grosso sopra, un po' di paprika, non so, ognuno li fa a gusto suo. Un po' di paprika, un po' di sale grosso, un po' così di sesamo, origano. Sesamo, quello che volete. Olive, come volete. Olive, bravo. Olive a pezzettine, su. Va bene, ci vediamo tra 20 minuti. Tra 20 minuti vediamo. Vedete se sono pronti. Sono passati 20 minuti. Vediamo come sono. Maronami. Marone, come sono belle cresciute. Bellissimi sti grissini, marenne grissini. Belle, eh? Super light. Vabbè, poi li fate come volete la forma, eh? Più precisi, più belli. Noi a gitte li facciamo un po' doppi perché li sostituiamo al pane. Però se li fate croccanti, piccolini, guarda come sono croccanti che si fa. Se li fate più piccoli e sottili vengono più croccanti. Vedete? No. Se li volete più come il pane, allora più doppi. Sì, come coca. Buono? Buonissimo, ragazze. Fatti un muovere, sono buoni, eh. Assaggio, sono buoni. Mica tanto per dire. Pure io li voglio, datemi i cressini.
Se vi è piaciuto il video, cosa devono fare, Pachito? Devono mettere like. Bravo. Ciao.